grazie per la vostra presenza. Io sono contentissima che ce l'abbiamo fatta, perché quando ci siamo incontrati con Claudio l'anno scorso per definire il progetto, nessuno si aspettava di tutto quello che accadeva dopo. Con il Covid tutti i nostri progetti sono stati verificati e ultimamente anche il maltempo non ci ha aiutato troppo. Allora, grazie per la vostra pazienza. Ci scusiamo ancora una volta che abbiamo dovuto spostare 3 volte lo spettacolo, ma finalmente stiamo qua, grazie al nostro Istituto Polacco di Cultura, in persona del direttore Łukasz Paprotny, che ce l'ha sempre il cuore aperto per tutti i nostri bisogni. Grazie direttore, siamo onorati. E allora ci siamo qua oggi. Ne ringrazio molto anche il signor Gilleri, che sta lì dietro, perché grazie anche alla determinazione del signor Gilleri possiamo essere qua, perché veramente ha fatto molto per far finalizzare questo nostro progetto. Oggi ci siamo pochissimi, ma spero che l'anno prossimo possiamo essere più numerosi e che possiamo viaggiare un po' con lo spettacolo come era previsto prima, perché volevamo essere nei posti dove c'è la significativa presenza polacca. Allora, speriamo che oggi è solo un debutto e l'anno prossimo possiamo anche andare a Milano, ad Ascoli Piceno, a Salerno. Speriamo bene, incrociamo le dita. E il nostro Claudio, carissimo Claudio, ringraziamenti a te, perché Claudio è una persona bravissima, è veramente incarnazione dell'unione italo-polacca, perché dal padre colonnello Eric Jankowski, nostro carissimo reduce del secondo corpo d'armata polacco, madre italiana, è questa incarnazione che si esprime in arte. Siamo veramente molto onorati di avere Claudio, un grande regista teatrale, fra di noi. Claudio collabora già da 25-27 anni con l'ambasciata, consolato, diffondendo la grandezza del teatro polacco. Allora, sono molto contenta che possiamo fare questo progetto. Grazie Claudio per l'ispirazione, veramente. Grazie. Oggi Mrożek, teatro d'assurdo. Allora, in questi tempi assurdi penso che questo teatro ci sarà anche più vicino. Allora, buon proseguimento, buona serata, godiamoci bene di questa possibilità di essere insieme nonostante tutto. Grazie. Eccomi qua! Sono qua! Ti ho sentito. Hai una sigaretta? Mi sono servito. Ridammela. Ridammela. Ma l'hai messa te? No, ne hai prese 3. Ma come fa?
confusamente, no? Immagino, non capisci quello che dicono. Sì, l'essenziale è che tu però lì ti senti al sicuro, però il cinema ha questo maledetto difetto che devi pagare. Io non vado mai al cinema. Ti resta sempre una speranza, no? La stazione centrale. Ma figuriamoci, sei contento di una stazione secondaria, ma neanche a pensarci. Sei andato diritto alla stazione centrale. Anzi, aspetta, alla più centrale delle centrali, ma perché lì ci sono agevolazioni a non finire, no? Oh, primo, ingresso gratuito. Secondo, lì non sei uno straniero, perché lì non ci sono stranieri. Bello, la stazione è fatta apposta per gli stranieri. Oh, alla stazione, gli stranieri sembrano gente del posto molto più della gente del posto, no? Lì la tua faccia non salta l'occhio, è così. Poi la stazione è ben illuminata, ben riscaldata, si è messo a gironzolare, no? Le vincola con i giornali, le biglietterie. Ho bevuto una birra. No, questo lo metto in dubbio perché la birra. Aspetta! Testa in croce? Per fare. E chi si deve te? Perché? Come perché? C'è un solo te, siamo in due. Ma è il mio te. E l'ho comprato io. Però. E l'ho fatto io, vero? Allora cosa vuol dire? Vuol dire che tutti e due abbiamo lo stesso diritto di bere. Aspetta, va, testa croce, come l'ho messo. Ecco, ce l'ho qua, sei pronto? Testa croce, croce! Aspetta, Dio. Dov'è? L'hai trovata? Non si vede un accidente, forse qua sotto. Vuoi che guardo io che sono più agile? Aspetta, eccola! Allora, lavorare su un pezzo di Mrocio con questa caratteristica, tirar fuori la parte più importante rivolta a ognuno di noi che possa vivere in un paese straniero, che possa cercare in questo paese la residenza, la sua patria, la testimonianza di poter sentirsi appartenere a questo paese e la disperazione in qualche modo di non essere accettati in un nuovo paese che si vuole amare e dal quale si in qualche modo desidera essere amati. Questo volevo e voglio testimoniare attraverso questa messa in scena, una messa in scena per cui ringrazio l'ambasciata polacca, il consolato, gli ospiti che abbiamo avuto durante lo spettacolo, uno spettacolo emozionante, forte, a tratti grottesco, umoristico, ma che ci lascia il segno di una Polonia che da sempre ha cercato attraverso i suoi grandi autori, e qui abbiamo la testimonianza di Sławomir Rozek, ha cercato di trasmettere alcune delle tematiche più belle, più affascinanti, più emozionanti, e devo dire che ancora una volta abbiamo la drammaturgia polacca come testimonianza di un popolo che ha saputo esprimere ed esprimere ancora una grandezza artistica commovente. Mieliśmy ci ogromną przyjemność zobaczyć spektakl Emigranci Sławomira Mrożka po włosku w interpretacji włoskich aktorów. I to było niesamowite, zobaczyć jak Włosi interpretują polskie dzieło. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli trochę popodróżować i pokazać spektakl także w innych miejscach, a Państwo przyjdziecie, przyprowadzicie swoich włoskich znajomych i będziemy mogli wspólnie cieszyć się tym naszym mrożkiem i naszym dorobkiem. Także do zobaczenia w przyszłym roku.